Oggi vediamo una ricetta facilissima, anzi tre ricette in verità facilissime. Facciamo tre creme spalmabili, crema di mandorle, crema di nocciola e tahin o crema di semi di sesamo. La cosa fantastica di potersele preparare con il Vitamix è che potete scegliere di base la qualità dei semi oleosi da mettere all'interno. Quindi, per esempio, se io ho delle mandorle di un certo livello, per esempio io utilizzo le mandorle Armenti, posso mettere quelle piuttosto che comprarmi una banale crema di mandorla. Ecco. Una delle cose più belle che possiamo fare è quella di poter creare la crema di semi di sesamo neri, nel senso che in commercio esiste la tahin classica, o un po' più chiara o un po' più scura, ma nessuno fa la crema di semi di sesamo nero. E quindi in questo caso, una volta che vi siete tostati il sesamo, potete prepararvi questa crema qua. Tra l'altro, la crema di semi di sesamo è una delle più buone, secondo me, fra queste tre, perché ha la caratteristica di, quando viene macinato il sesamo, di scatenare un profumo e un aroma che è senza pari. Ma veramente senza pari. Vi lascio qui il link della mia vecchia ricetta del gomasio, così potete vedere come si tosta il sesamo e così sapete quando è pronto. Perché mentre per mandorla e per nocciola è molto più facile, si mette in forno, si tosta e via, mentre il sesamo va fatto nel pentolino. Queste creme, una volta pronte, possono durare per tanto tempo. Di conseguenza, col Vitamix nuovo dobbiamo frullare circa 500 grammi di semi oleosi, mentre con il boccale vecchio si possono frullare circa 300 grammi per avere una bella consistenza. Non è un problema produrre mezzo chilo di crema di mandorlo di nocciole, perché poi uno rimane lì per un sacco di tempo senza problemi e rimanendo così tanto tempo non avete problemi con la scadenza. Quindi anche se la fate oggi e la usate fra un mese e mezzo non succede niente. L'unica cosa che cambierà è l'intensità dell'aroma che avrete, nel senso che se la fate oggi e lo usate fra 2 mesi, naturalmente va un po' a perdere l'aroma, però comunque avrete un prodotto di un super 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 livello, garantito. Quindi, vediamolo. Allora, abbiamo visto che queste preparazioni sono veramente facilissime, quindi dovete semplicemente frullare i semi e aggiungere un po' di olio. Circa per ogni 500 grammi di semi mettiamoci indicativamente tra gli 80 e i 100 grammi o di olio di semi di girasole, o di olio di sesamo oppure di olio extravergine d'oliva, quello che più preferite. Si può anche fare completamente a secco, ma ci vuole un sacco di tempo ora che esce l'olio del seme oleoso, di conseguenza ci vuole più tempo perché bisogna mettere la bacinella in frigo, i semi in frigo, iniziare a farli frullare, poi rimetterli in frigo perché sennò poi si scalda troppo e poi si rovina quello che è il seme oleoso. Quindi ecco, prestate giusta attenzione a questi piccoli passaggi e dopodiché il gioco è fatto praticamente.